Cos'è Creature of Exo? Quali saranno le caratteristiche di questo nuovo gioco di carte collezionabili? E il regolamento sarà difficile da imparare? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Giorni fa sono stato contattato da Emanuele Riva, un illustratore digitale amatoriale, il quale mi ha proposto di parlare attraverso un video dedicato della sua nuova creazione, un gioco di carte collezionabili tutto italiano. E così, eccoci qui ad esplorare questo progetto attualmente ancora in fase di sviluppo, che si prospetta davvero interessante. Scopriamo quindi assieme come imparare a giocare a Creature of Exo in meno di 20 minuti. Andiamo a dargli un'occhiata. Per iniziare a giocare a Creature of Exo, tutto quello di cui avrete bisogno sarà un deck da 30 carte con al suo interno un massimo di due copie per singola carta, un leader, un mazzo evoluzioni con un numero variabile di carte minimo pari a 0 fino ad un massimo di 5 ed una side con un numero variabile di carte minimo pari a 0 fino ad un massimo di 6. Il campo da gioco sarà suddiviso in 7 settori ben distinti. Il campo, che comprenderà la zona del leader, del vice leader, da notare che entrambi potranno essere presenti sul terreno solo in una singola copia, e la zona creature ed evoluzioni, che in entrambi i casi potranno essere effettuate illimitatamente. L'occulto, la zona dove verranno posizionate le carte utilizzate dalla mano per pagare eventuali costi di evocazione. L'etere, dove dovrete collocare le carte che andrete a giocare durante il turno e che sarà condivisa con l'avversario. La zona dedicata al mazzo, quella per la pila degli scarti ed infine la zona del mazzo delle evoluzioni. Per prepararsi al match, i giocatori dovranno mescolare il loro rispettivo mazzo, posizionando infine quest'ultimo a destra del tavolo da gioco. Poi collocheranno il secondo deck contenente le evoluzioni alla loro sinistra. Dopodiché, una volta sistemato tutto al suo posto, ogni giocatore lancerà un dado per decidere chi sarà il primo ad iniziare. Di seguito ognuno posizionerà il proprio leader al centro del campo da gioco. Notate bene, ogni deck potrà avere un solo ed unico leader. Ogni giocatore, infine, andrà a pescare 4 carte. Chi inizierà per primo salterà la propria fase di pescata. Ma scopriamo più nel dettaglio come leggere una carta di Creature of Exo e le varie tipologie di carte che potrete inserire all'interno dei vostri deck. Ogni elemento di questo TCG riporterà su di esso il nome della carta, la razza e la classe alla quale apparterrà, il colore della propria fazione, la tipologia della carta, il suo costo di evocazione, il valore di forza in termini di attacco, che allo stesso tempo sarà anche il valore vitale del servitore, ed infine il suo effetto, che potrà influire più o meno in modo incisivo sulle dinamiche di gioco. Per quanto riguarderà invece le tipologie di carte da inserire all'interno del vostro deck, potrete usufruire dei seguenti elementi. Le creature saranno carte presenti nel mazzo principale e rappresenteranno gli elementi più comuni da utilizzare in Creature of Exo. Potranno essere impiegati per attaccare un leader avversario o per pagare costi relativi riguardanti altre carte, come le evoluzioni. Le evoluzioni si troveranno già ad inizio partita, esclusivamente nel loro mazzo dedicato a sinistra del campo di battaglia, che potrà essere visionato liberamente dal proprio possessore in qualsiasi momento della partita. Per giocare una di queste carte bisognerà soddisfare le sue richieste di evocazione, ad esempio sacrificare e mandare nella pila degli scarti delle creature, come nel caso di Crono Giudice Vagante, che richiederà 3 carte della razza vacuo per essere evocato. O un vice leader mandando anch'esso nella pila degli scarti, come nel caso di Rosa Bianca, Signora della Guerra. Questa tipologia di carte potrà attaccare nello stesso turno nel quale saranno giocate. I vice leader si troveranno all'inizio del match nel mazzo principale e funzioneranno come delle semplici creature, con l'unica eccezione che una volta scese in campo esse vieteranno all'avversario di attaccare direttamente il vostro leader.
Le carte tattica non avranno, a meno che non sarà specificato da un effetto, un costo di attivazione e potranno essere giocate in qualsiasi momento del match. Subito dopo aver risolto i loro effetti, questi elementi finiranno direttamente nella pila degli scarti. Il leader, infine, rappresenterà la carta principale del vostro mazzo e sarà già schierato sul campo di battaglia ad inizio partita. Ricordate che potrete avere un solo leader nel deck, quindi sceglietelo con cura prima di iniziare uno scontro. Esso non potrà attaccare, ma potrà comunque rispondere con il suo valore di forza agli attacchi provenienti dalle creature avversarie, se esso verrà attaccato da quest'ultime. In tal caso, se il valore di forza del leader sarà maggiore a quello della creatura rivale, il servitore verrà distrutto, ma nonostante ciò, la carta cardine del vostro deck perderà comunque un punto vita. Ogni leader avrà un effetto che potrà essere utilizzato una sola volta durante la propria fase principale, ad eccezion fatta degli effetti provenienti dalla parola chiave emergenza. Notate bene, gli effetti del leader potranno essere innescati solo ed unicamente durante la fase principale del proprio turno e non in quello dell'avversario. Lo stato di emergenza verrà attivato quando il valore vitale del leader, indicato da dei cuori, raggiunto un certo numero, vi permetterà di voltare la carta per darvi la possibilità di usufruire di ulteriori effetti e valori di forza. Il leader, inoltre, non potrà essere mai coperto dagli effetti delle carte, annullandone così le abilità. Arconte, durante la lettura di una carta hai accennato al colore. Cosa si intende parlando di questo aspetto? Scopriamolo assieme. In questo gioco di carte collezionabili saranno presenti 4 colori che potranno essere individuati sullo sfondo posto alle spalle di ogni singola illustrazione a cura di Emanuele Riva. Le carte rosse saranno collegate al sentimento dell'aggressività e avranno spesso effetti legati al valore di forza. Le nere saranno collegate alla vita e alla morte e avranno spesso effetti che interagiranno direttamente con la pila degli scarti. Le azzurre saranno collegate alla natura e saranno spesso correlate ad effetti che influiranno sulla pescata, sulla riduzione di costo delle carte e al controllo del campo da gioco. Ed infine le carte viola, che saranno collegate alle divinità, che come tali non saranno legate a nulla, avendo inoltre effetti molto forti ed imprevedibili. Ok Arconte, tutto chiaro, ma come si gioca a questo gioco? Bella domanda, esploriamo assieme le varie fasi di un match. La prima fase durante una partita sarà quella di pescata. Se nelle battute finali di un match non avrete la possibilità di pescare, andrete a sottrarre un punto vita al vostro leader. Non ci sarà alcun limite di carte nella mano che un singolo giocatore potrà avere in suo possesso. La seconda fase sarà quella di ripresa, dove tutte le carte coperte sul campo, sia vostre che del vostro rivale, verranno scoperte. Le carte che saranno state impiegate nella zona di campo chiamata occulto durante un qualsiasi turno torneranno nelle mani dei rispettivi proprietari senza essere rivelate. Terminata la fase di ripresa, si accederà a quella principale, dove si potranno giocare dalla mano carte creatura, vice leader, tattiche e o evoluzioni. Per riuscire ad utilizzare un elemento dalla mano, vi basterà eguagliare il valore di costo andando ad utilizzare, coprendole, carte sia dalla mano che dal terreno, o unicamente da uno o dall'altro. Per esempio, se vorrete giocare il senziente operaio antico, con costo pari a 3, potrete coprire una carta dal terreno e 2 dalla mano, coprire solamente 3 carte dal terreno o solamente 3 carte dalla mano. La scelta spetterà a voi a seconda della strategia che vorrete seguire. Sarà da notare bene che durante la fase di ripresa, sia vostra che avversaria, tutte le carte torneranno scoperte se presenti in campo o riprese in mano se utilizzate come risorsa utile per pagare il costo di evocazione di una creatura. Le carte utilizzate dalla mano non dovranno mai essere mostrate, salvo casi specifici. Durante questa fase, le carte giocate dovranno necessariamente essere posizionate nella zona etere.
Qui potrà aver luogo una catena di effetti, dove per ogni carta giocata l'avversario avrà la possibilità di decidere se rispondere o meno, attivando a sua volta delle carte o delle abilità, generando così una catena di effetti e viceversa. In caso si dovesse presentare tale situazione, la risoluzione dei vari effetti dovrà essere risolta a partire dall'ultima carta giocata, risalendo così fino alla prima. Una volta risolte tutte le eventuali catene, le carte creatura, evoluzione e vice leader dall'etere verranno posizionate sul campo di battaglia nella zona creature ed evoluzioni. Una volta giocata una creatura o un vice leader, esse soffriranno di quello che si chiama debolezza da evocazione e non gli sarà possibile attaccare nello stesso turno nel quale saranno state evocate, a differenza invece delle evoluzioni che potranno farlo. Sarà da notare che gli effetti delle creature comunque potranno essere innescati non appena esse verranno giocate. Terminata la fase principale, si passerà a quella di battaglia dove si procederà come segue. Dovrete scegliere con quale carta, creatura, vice leader o evoluzioni attaccherete e chi attaccherete. Lo scontro avrà inizio facendo partire il calcolo dei danni, dove la creatura con valore di forza più alto distruggerà quella con valore di forza più basso. Nel caso di parità, entrambe le carte verranno distrutte e poste nella pila degli scarti. Una volta che sarà terminata la fase di battaglia, le carte che saranno sopravvissute verranno coperte fino all'arrivo della fase di ripresa avversaria. Si potrà attaccare comunque con quante creature si vorrà in un singolo turno. Conclusasi così definitivamente la fase di battaglia, si passerà alla fase finale, concedendo il turno al rivale che inizierà a sua volta dalla fase di pescata e così via. Molto interessante e anche semplice da comprendere, Arconte, ma come si vince in Creature of Exo? Beh, la risposta è semplice. Una volta che porterete a zero le vite del leader avversario, vincerete automaticamente l'incontro. Altre regole ed effetti generali. Gli effetti attivazione verranno innescati solamente se la carta che possiede tale parola chiave entrerà in gioco sul campo di battaglia, quindi se verrà coperta o distrutta in qualche modo nell'etere non attiverà i suoi effetti. Le creature con valore di forza pari a zero, anche se attaccheranno un leader, non riusciranno a togliergli nessun punto vita. Per tutto il resto vi invito a visitare il sito creaturovexo.wordpress.com per avere maggiori informazioni a riguardo, come la lista degli effetti generici, tra i quali potrete trovare le parole chiave copri, guardia e veloce, e i regolamenti generali che comprenderanno il come comportarsi durante determinate dinamiche di gioco che potranno presentarsi durante una partita. Come sempre troverete il link in descrizione. Creature of Exo è un TCG tutto italiano, dalle regole semplici e coinvolgenti, che mi auguro di vedere al più presto sui tavoli di quanti più centri ludici nazionali ed internazionali. E voi, a quale stile di gioco appartenete? Quale colore tra i quattro esistenti vi rappresenta di più? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.